Quest'anno si sta per concludere un anno particolarmente intenso, soprattutto nella sua fase conclusiva, che ha scosso particolarmente il territorio aretino. Sì, io voglio dire che sono molto vicino alla gente, soprattutto a quelli che si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Vorrei anche chiedere a chi ha potere di aggiustare le cose, di metterci mano, perché non si penalizzi la nostra gente, che ha diritto a essere rispettata in tutte le maniere. Un conto è chi fa le speculazioni bancarie, quello è il lavoro di alcuni gruppi di persone molto capaci, che è un altro discorso. Ma l'aretino normale ha diritto a essere rispettato. E proprio per rispettare la gente, io direi che il nuovo che è arrivato non lo facciamo saltare, perché è la nostra banca, e se non saltano altre 800 famiglie, e direi che ci sono, c'è da essere sapienti ora e fare il giusto con tutta la prudenza del caso, però senza farsi prendere dalle emotività, perché non serve a nulla, né fare il processo mediatico a chi magari non c'ha colpa, né andare a sbracare tutto quanto per cui si risulta di non avere più niente, neanche un sistema economico che invece potrebbe, se tutto cammina bene, funzionare ancora per rilanciare l'economia del nostro territorio.